la dottoressa Rienzi a venirci a parlare un pochettino dell'outcome riproduttivo con le tecniche di crioconservazione. La dottoressa Rienzi è una biologa che lavora con il dottor Ubaldi a Roma, la conosciamo tutti. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di descrivervi i nostri risultati con la crioconservazione, in particolare con la crioconservazione ovocitaria, e, risultati appena pubblicati e quindi per la prima volta portati a un congresso. Vado avanti. Tutta l'esperienza sulla crioconservazione ovocitaria nasce da un'esigenza legata alla legge 40 e alla procreazione medicalmente assistita. La legge 40 qualcosa di buono lo ha fatto, ci ha costretto a studiare e a lavorare sul congelamento ovocitario, che non solo permette nella nostra situazione legislativa, anche se modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale, di massimizzare le possibilità di successo per i nostri trattamenti di procreazione medicalmente assistita, ma anche ci ha permesso di dare nuove speranze a pazienti che sono a rischio di perdita della loro fertilità per neoplasie. E quindi questo modello che adesso vi farò vedere, che dopo 5 anni di studio, secondo me oggi è raggiunto, parliamo di outcome riproduttivo, una reale e concreta possibilità di ottenere una gravidanza. Non basta congelare il materiale, non basta congelare l'ovaio, pezzettini d'ovaio, gli ovociti, se poi dopo non offriamo una reale possibilità di gravidanza a queste pazienti. Fino ad oggi l'unica tecnica efficace per preservare la fertilità femminile era il congelamento embrionale. L'unica tecnica che garantiva una reale e concreta possibilità di gravidanza. Le altre tecniche, mi riferisco soprattutto alla crioconservazione di tessuto ovarico, di ovaie per intero o di ovociti immaturi crioconservati, non hanno dato più gravidanza delle dita della mano. Insomma, questo è qualcosa che va descritto alle pazienti prima di proporre una tecnica che, tra l'altro, le poche gravidanze riportate in letteratura sono spesso molto contestate. Quindi qual è la soluzione più concreta? È quella di crioconservare gli embrioni quando è presente un partner, però secondo me è un inaccettabile compromesso sociale. La donna non può preservare il suo materiale, è dipendente dal partner, e se cambia partner ha perso la sua fertilità, non come gli uomini che invece da centinaia d'anni congelano gli spermatozoi. Quindi era giusto trovare un'alternativa, non perché io sia donna, ma per trovare una parità di sesso anche in questo ambito. Crioconservare gli ovociti permette alla donna, appunto, di non necessitare di un partner al momento della necessità e di poter anche cambiare partner in caso nella sua vita, se dopo la malattia dovesse, appunto, avere un'altra scelta di vita. Ma perché ci si è messo tanto ad arrivare a crioconservazione ovocitaria? Perché sono ancora pochissimi i centri al mondo, a parte in Italia per necessità legislative, che hanno studiato questa tecnica? Perché l'ovocita è la cellula più sensibile che abbiamo, non solo per dimensioni, come si crede che sia per le dimensioni, ma non è così, perché in realtà un ovocita allo stadio di 2 pronuclei è assolutamente molto resistente alla crioconservazione ed ha esattamente lo stesso volume dell'ovocita non ancora inseminato. Ma in realtà per una serie di strutture biologiche, di meccanismi biologici che non vi sto ovviamente a descrivere, potrei solo annoiarvi, l'ovocita è molto più sensibile di tutti gli altri stadi di sviluppo, sia dell'ovocita immaturo che di tutti gli stadi di sviluppo successivi all'inseminazione. E poi ha un altro aspetto fondamentale, che l'ovocita è anche molto fragile da un punto di vista di invecchiamento. L'ovocita è in attesa di un segnale che provenne dallo spermatozoo. Più tempo intercorre tra il raggiungimento della sua maturità e l'incontro con lo spermatozoo, questo è tutto tempo di invecchiamento e di peggioramento dell'ovocita. Quindi sono tantissimi gli aspetti tecnici legati a questa tecnica che, ahimè, hanno rallentato moltissimo il suo utilizzo, proprio perché le lievi differenze nei protocolli poi purtroppo si rispecchiano in enormi differenze nei tassi di gravidanza. Vi dicevo, parliamo di outcome riproduttivo, e penso che l'unico modo per vedere
se le cose funzionano sono disegnare gli studi che hanno valenza statistica e poi andare ad osservare su una coorte di pazienti i risultati effettivi. E questo